Due vittime sulle strade bresciane in poche ore. Centauro 61enne perde la vita a Pontoglio, a Darfo investito un 70enne. Chiusure per frane o rischio valanghe, la mappa della situazione delle strade provinciali, mentre il maltempo proseguirà per giorni. 257 gli alloggi comunali che saranno a canone agevolato per le famiglie in difficoltà nel 2024, l'annuncio dell'assessore Cantoni. Altro pareggio per il Brescia che con l'Ascoli non riesce ad andare oltre l'1-1 e un altro punto però per la classifica. Nei momenti difficili noi siamo al vostro fianco. Onoranze funebri a Righini Cesare. Servizi completi a Brescia e provincia, con la possibilità di accedere gratuitamente alla casa funeraria Domus Pacis. Trasporti in Italia e all'estero. Necrologi online. Professionalità, serietà e delicatezza sono garantite, così come la trasparenza nei servizi e nei prezzi. Onoranze funebri a Righini e Domus Pacis, via Volta 56 nel complesso Esselunga, con un ampio parcheggio a disposizione. Telefono 030 23 11 168. La cronaca, come avete sentito dai titoli, è in primo piano perché purtroppo ci sono state due vittime della strada in pochissime ore. La prima intorno alle 6 di questa mattina, l'altro incidente con un 70enne investito a Darfo 3 ore dopo. Due vittime in poche ore sulle strade della provincia di Brescia. La prima è un uomo di 61 anni che con la sua moto è andato a schiantarsi contro un rimorchio parcheggiato all'interno di un'azienda di Pontoglio in via Giuseppe Di Vittorio. Il tragico evento è avvenuto poco prima delle 6 ed è stato inutile l'intervento del personale sanitario con ambulanza e due automediche. Sul posto per provare a capire quanto successo c'era la polizia stradale, non si esclude l'ipotesi del malore. Il secondo episodio si è verificato a Darfo Boario Terme attorno alle 9. Un uomo di 70 anni è stato investito e ucciso in via del Sacco. La dinamica non è attualmente nota, ma è coinvolta anche una seconda persona di 55 anni che era alla guida del veicolo. Per lui un forte stato di shock e nessun trauma evidente, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Esine. Niente da fare invece per il 70enne, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un dramma invece a Nuvolera, un'anziana che si è addormentata purtroppo con la sigaretta accesa ed è morta carbonizzata. Non riusciva a dormire e a notte fonda ha deciso di sedersi su una poltrona per fumare una sigaretta. Il sonno è però sopraggiunto proprio in quei minuti e il mozzicone acceso ha innescato un incendio che non le ha lasciato scampo. Così è tragicamente morta un'anziana di 92 anni a Nuvolera. A lanciare l'allarme è stata la badante che vive con la vittima al primo piano dell'abitazione ed è stata svegliata dal fumo dell'incendio. La donna ha allertato il figlio, il cui appartamento si trova al piano superiore, ma era già troppo tardi. I due hanno chiamato i soccorsi e sono riusciti a circoscrivere l'incendio evitando che divorasse la villetta. La poltrona ha però rapidamente preso fuoco senza lasciare scampo all'anziana. Voltiamo pagina, andiamo sulle strade della provincia perché il maltempo sta creando notevoli problemi. Molte chiusure, alcune per rischio frane, alcune invece per rischio valanghe. Vediamo la situazione. Il maltempo di questi giorni ha provocato non pochi disagi sulle strade montane della provincia di Brescia. Attualmente risultano chiuse la SP669 del Gaver, la SP50 Apertica Alta, Odino e la SP38 Tignalga. Sulla SP237 a Odolo rimane il senso unico alternato regolato da semafori. Alle prime luci dell'alba il nivologo incaricato dalla provincia di Brescia ha effettuato un sopralluogo in maniva per verificare le condizioni del manto nevoso. È stato possibile riaprire una parte della SP345 fino al bivio degli impianti sciistici. Il tratto successivo verso il rifugio Bonardi rimane chiuso, ma quantomeno ora si può iniziare, seppur con molta cautela, le operazioni di sgombero neve. Domattina il nivologo effettuerà un volo di ricognizione con l'elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile. Dopo la verifica, se necessario, si provvederà con il distacco artificiale delle valanghe tramite il sistema Decibel. Una frana ha interessato anche via panoramica a Salò, che da questa mattina è chiusa al traffico. Per raggiungere la frazione di Serniga, ora bisogna passare da San Michele. E saranno ancora giorni di maltempo, perlomeno secondo Trebimeteo. Ci aspetta dopo la tregua qualche ora quest'oggi, anche una breve tregua domani, poi però pioggia fino alla prossima settimana. Ma vediamo nel dettaglio. Cosa succederà nei prossimi giorni? Come dicevamo, instabilità
tra questa notte e domani mattina nuovamente al centro-sud con piogge e clima ventoso, parziale miglioramento domani mattina al nord, ma altre piogge giungeranno qui tra giovedì sera e la giornata di venerdì. Difatti venerdì sarà ancora attivo il sistema depressionario con piogge al centro-nord, sulla Campania, meno l'estremo sud, ma nel fine settimana cosa succederà? Si sposterà quella zona di bassa pressione, ne arriverà un'altra delle isole britanniche. In particolar modo domenica sarà la giornata peggiore con piogge su quasi tutto lo stivale e le nevicate che saranno abbondanti, copiose sulle Alpi, oltre i 1000 metri. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. In queste ore non si placano le polemiche sulla sicurezza a Brescia, delle ore scorse l'annuncio appunto della sindaca Castelletti di aver ottenuto dal governo l'invio di più uomini, polizia e carabinieri. Nel frattempo la polizia locale ha reso noto quelli che sono stati i numeri del 2023, ovvero tutti i tipi di intervento e quello che è stato il lavoro della polizia locale nello scorso anno. 1221 persone denunciate a piede libero, 80 arresti, dei quali 49 legati allo spaccio di droga, 82 perquisizioni, 11 attivazioni di codice rosso e quasi 900 sanzioni per infrazioni al regolamento di polizia urbana. Questi sono solo alcuni dei numeri relativi al lavoro svolto nel 2023 dalla Polizia Locale di Brescia, snocciolati in una conferenza stampa in cui l'amministrazione ha ribadito la bontà dell'opera portata a termine dal comando di Via Donegani. L'operato della locale conta anche sequestri per un totale di oltre 30 kg di droga e 86.000 euro in contanti. Sempre sotto la lente ci sono zone sensibili quali Piazza Vittoria e la stazione. Nel primo caso i controlli eseguiti con l'utilizzo delle telecamere sono stati 221, ma non sono quasi raddoppiate le verifiche fisiche, che sono passate dalle 50 del 2022 alle 90 del 2023. Numeri in crescita anche per la stazione, con azioni volte a contrastare fenomeni violenti come liti e risse, ma anche bivacchi, accattonaggio, abusivismo commerciale e spaccio di droga. Polizia Locale di Brescia che dopo l'insediamento della sindaca Castelletti ha anche un nuovo capo della polizia, Marco Baffa, da qualche mese appunto in via Donegani. In occasione della presentazione del report 2023 ha parlato, ha detto la polizia locale è pronta a rispondere alle necessità della città. Lei è arrivato da pochi mesi nella nostra città e insomma che situazione ha trovato, che polizia locale ha trovato e quali sono stati, insomma, qual è stato il suo lavoro in questo primo approccio? Ma, 4 mesi esattamente dal 16 ottobre, quindi 4 mesi impegnativi, grande squadra, un comando performante di ottimi professionisti, un'attività a 360 gradi perché ovviamente Brescia è una città molto impegnativa, ma un corpo di polizia locale che è un'eccellenza, quindi sa dare comunque risposte efficaci e tempestive. Risposte che in questi giorni insomma sono state chieste a gran voce e insomma voi siete pronti a darle? Allora, io penso che i dati che abbiamo illustrato, ma sono solo una minima parte di tutta l'attività, visibile e non visibile, e soprattutto manca un dato fondamentale che è la prevenzione, cioè tutto quanto non si è verificato grazie alla nostra presenza. Quindi assolutamente anche per queste esigenze che sono emerse negli ultimi giorni daremo una risposta efficace. Un'emergenza, se così vogliamo chiamarla, a un'altra, quindi da quella della sicurezza a quella della casa. Altra emergenza, questa seconda vera che c'è nella nostra città, dove sempre più è richiesta la disponibilità di alloggi, sempre più sono le famiglie che hanno bisogno di un appartamento, di un alloggio, a un affitto calmierato, un affitto in linea con quelle che sono le proprie entrate. Oggi l'assessore Cantoni ha parlato appunto dell'emergenza abitativa del 2024, del numero di alloggi che il Comune metterà a disposizione nel corso di quest'anno, sono 257 e poco più di 200 saranno invece messe a disposizione dall'ALL, insomma molto più rispetto allo scorso anno. Il nostro obiettivo è nell'arco di 3 anni completare la completa assegnazione dei nostri 2.131 alloggi. Tenete conto che negli alloggi del comune vivono oltre 3.200 famiglie e 3.200 persone, circa 1.600 famiglie. Quando parliamo di 2024 cosa vuol dire, visto che siamo a febbraio, anzi marzo? Vuol dire che il bando uscirà sì per metà marzo e all'incirca le assegnazioni dopo le opportune verifiche verranno fatte dopo l'estate.
Sono più di un migliaio però le famiglie, le persone che sono ancora alla ricerca di una casa a Brescia. Sì, sostanzialmente le famiglie che provano ad accedere ai nostri alloggi sono circa 1000. Tenete conto che oltre ai nostri ci sono anche gli alloggi che mette a disposizione ad Aller e complessivamente la città godrà di 500 alloggi che verranno assegnati. Quindi la metà di queste richieste riusciremo a soddisfarle ed è un numero importante perché negli anni passati non era così. Per l'anno 2024 sono previsti fino ad un massimo di 257 alloggi a bando del Comune e 226 alloggi a bando di Aller. Questo però significa che tutte le programmazioni delle ristrutturazioni sia da parte del Comune, 113 alloggi, che da parte di Aller, 59 alloggi, seguono le tempistiche che sono previste. La disponibilità non è detto che sia tutta immediata, nel senso che molte manutenzioni vengono fatte magari nella prima parte dell'anno e alcune anche nella parte finale dell'anno. Però diciamo che lo sviluppo annuale sono questi numeri. Più o meno quanti potranno essere gli alloggi disponibili a breve? A breve sicuramente abbiamo subito liberi 55 alloggi e diciamo che col turnover entro metà anno comunque sicuramente almeno la metà di quelli stimati nell'anno. Quindi dei 257 almeno la metà. E domani, già vi anticipo, l'Associazione Diritti per Tutti terrà una sit-in e un presidio davanti alla sede dell'Aller di Brescia, quella in via Europa, per il diritto alla casa e contro gli sfratti. È sempre più difficile, dicono, trovare un'abitazione in affitto in città e se si è di origine immigrata, se si hanno bambini o si ha un reddito medio-basso è praticamente impossibile. Questo domani diranno, faranno le loro rivendicazioni proprio davanti alla sede dell'Aller per chiedere la messa a disposizione da parte dell'ente regionale di un numero maggiore di appartamenti proprio a favore di coloro che non si possono permettere appartamenti sul libero mercato. Voltiamo pagina, parliamo della Tonini Boninsegna perché è al centro di una profonda ristrutturazione con l'intervento di A2A e una ristrutturazione che inizierà molto presto, già a maggio. Ritengo che vada reso merito sia alla 2A che una volta di più dimostra quindi di seguire questo filo logico e di potersi effettivamente poter definire una life company, che anche la struttura del Tonini Boninsegna che non viene meno quindi ai suoi progetti e li amplifica e li riqualifica e aumenta il valore anche del suo fabbricato all'interno del risparmio energetico e della qualità dell'ambiente. Infatti, perché A2A fa questa operazione? A2A fa questa operazione, non è l'unica che facciamo. Per A2A, che ripeto investe 1,5 miliardi all'anno, si penserà che sia una nocciolina, ma in realtà calato nel contesto dei cantieri cittadini, questo è un signor cantiere, come dicevamo prima, di non poco valore, ma anche per le finalità che si presuppone. Sarà un intervento sia sulla struttura in quanto tale, perché rifaremo il cappotto, i serramenti, il solaio e quindi diciamo la parte più edile, sia sugli impianti energetici con pannelli fotovoltaici, cambiamento della caldaia con un sistema ibrido e rifacimento di tutti gli impianti di distribuzione interna. Quindi è un investimento importante. È un investimento importante, in termini economici sono quasi 8 milioni di lavoro, in termini di tempo si lavorerà dal maggio di quest'anno al novembre dell'anno prossimo e diciamo, l'obiettivo è quello di migliorare il comfort e diciamo, l'impronta energetica dell'edificio. La Tonini Boninsegna ha sempre avuto la capacità di rispondere alle esigenze dei pazienti, delle famiglie, avendo delle grandi professionalità e una capacità di innovare nelle risposte. Rimaniamo ancora qualche istante alla Tonini Boninsegna per la soddisfazione del presidente Maurizio Gadola. La vostra è una struttura che interviene in situazioni dove le famiglie insomma, non possono più fare e arrivare. Sì, ma non è solo fare arrivare, è il fatto di come tenere i cambi di umore, i cambi, le necessità cliniche, quindi sanitarie, la complessità dei nostri cerebrolesi è proprio quella che sia clinica da una parte e dall'altra parte comportamentale. Quindi le famiglie sono in una condizione di disperazione proprio perché non hanno le capacità di sopportare e supportare il loro figlio, ma spesso anche ormai il loro fratello, in queste condizioni di disagio generale, per cui poter contare, se non altro, su delle strutture d'appoggio è fondamentale. Noi abbiamo aperto questo centro d'ascolto
dove la nostra psicologa si rende disponibile a dare consigli e soprattutto ad ascoltare queste situazioni che a noi risultano in questo momento veramente un mare magnum di disperazione, perché 120 persone che cercano un luogo sicuro per il loro figlio è solo a pensarlo disperante. Cambiamo completamente argomento adesso, parliamo invece di Castelli Aperti, un'iniziativa della Regione. Festeggiamo, diciamo così, i posti, mi piace immaginarli come i posti più nascosti della nostra regione, ma che sono quelli più ricchi del nostro patrimonio valoriale. Quindi piccoli borghi, castelli straordinari, dimore storiche che si aprono ai turisti e che per 4 mesi all'anno accolgono e fanno visitare questo nostro patrimonio culturale. Un patrimonio culturale che per il turismo è importantissimo, perché oggi il turista è cambiato, esce dalle vie iconiche, non è più interessato agli itinerari famosi, chiamiamoli così, ma vuole vivere delle esperienze, vuole entrare in contatto con le nostre comunità, e questo è il modo migliore per accoglierli. Comunità, piccole comunità, patrimoni culturali straordinari, enogastronomia di eccellenza. Insomma, un'offerta turistica lombarda di grande successo che oggi compie 10 anni. La Lombardia nasconde tantissimi scrigni che vale la pena visitare, e quest'anno noi compiamo 10 anni. Quest'anno distribuiremo 5.000 passaporti con l'obiettivo di fidelizzare i cittadini che vorranno frequentare queste dimore storiche. Ogni dimora avrà un proprio timbro personalizzato e il visitatore potrà quindi fare questo percorso di 24 realtà, farsi apporre il timbro, e quando arriverà in fondo abbiamo delle idee, ma non le sveliamo, perché sennò svegliamo tutto oggi. Ci fermiamo solo una manciata di secondi, poi c'è lo sport per parlare del Brescia e del pareggio di ieri. Vuoi vedere le trasferte del Brescia per i prossimi 3 mesi? Vieni negli store Brescia Calcio, acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito 3 mesi di abbonamento Sky. Ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore. È un'iniziativa Brescia Store di via 10 Giornate 85, via Solferino 51 e all'interno di Obi Elettronica in via Genova 4. Ti aspettiamo, sono già disponibili i biglietti per Brescia Palermo. Buona serata anche agli amici sportivi. Allora parliamo di Ascoli Brescia di ieri, un nuovo pareggio, ancora 1-1, e però un punto in classifica. Fabio Bettenò. Ennesimo pareggio per il Brescia, il terzo consecutivo. Sulla ruota di Ascoli esce ancora una volta il segno X con le rondinelle che non vanno oltre l'1-1 al Del Duca. Una partita ancora una volta simile a quella che la formazione biancoazzurra ha disputato in occasione della gara contro la Sampdoria e quella contro la Reggiana. Di fatto un punto che muove la classifica, porta a 35 il bottino di punti del Brescia in campionato, ancora una volta in quella via di mezzo, a metà, a galleggiare in graduatoria tra la zona playoff e la zona salvezza. Un Brescia che faticava e tantissimo a giocare contro l'aggressività della squadra di casa bianconera e andava sotto per effetto del rigore di Mendes, discusso il penalty decretato a favore della formazione marchigiana per un tocco di mano con l'aiuto anche del VAR a sancire la massima punizione. Dal dischetto Mendes trafiggeva l'ottimo Avella, ma la risposta del Brescia era di nervi e soprattutto era un capolavoro, quello dipinto dal destro di Dickman, che andava ad incassare il pallone all'incrocio dei pali della porta difesa da Viviano. Un gol davvero d'antologia, ma era l'unico lampo di questa partita dei 95 minuti del Duca, una partita in cui Brescia, come dicevamo, ha faticato tantissimo. Nella ripresa non si segnalano pensate parate dell'ex Viviano e al contrario Avella è stato molto bravo a districare alcune situazioni davvero pericolose davanti alla sua porta. Comunque il Brescia avanza piano e adesso alle viste c'è la sfida contro l'ex Eugenio Corini sabato allo stadio Rigamonti. Le parole di mister Maran nel dopogara. A me è piaciuta la squadra per come ha interpretato una partita che non è nelle corde della nostra squadra, non è nelle corde del Brescia, però l'ha interpretata, ha dovuto fare quel tipo di partita, perché ripeto, quando vai in pressione
contro l'Ascoli, l'Ascoli ti salta sistematicamente e ti porta a giocare nella propria area di rigore, per cui è stata una partita di rimbalzi, cosa che non siamo abituati a fare noi, però ci siamo adattati a questo. Ho visto la squadra lottare su ogni pallone e venirne fuori poi con un punto meritato. Sono partite che adesso in certi momenti vanno interpretate per quello che possiamo fare. Noi sappiamo di non essere Real Madrid, ma e cerchiamo sempre di fare quello che è nelle nostre capacità. Però i ragazzi sono encomiabili per come poi riescano a essere sempre nella partita e come è stato oggi interpretarla in questo modo, altrimenti ne uscivamo con due gol e andavamo a casa oggi. Perché io credo che l'Ascoli ha fatto una partita dal punto di vista del ritmo dell'aggressione allucinante. E invece noi siamo stati in partita, abbiamo tirato fuori sul momento magari più difficile, quando siamo andati sotto abbiamo tirato fuori un gol importante, siamo andati sotto sul rigore che non era neanche un'azione d'attacco, per cui così. Per cui io credo che vada preso quello che di buono dà questa partita, perché quello di buono è una squadra che sta lottando, che vuole comunque non lasciare mai niente. È tutto per questa edizione del nostro giornale, mi fermo qui, non si fermano le notizie che invece continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, sul quale come sempre trovate anche la diretta del nostro canale 181 delle digitali terrestre, 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Sondrio, eccolo qua. Tutte le notizie che trovate anche sul vostro telefonino si aggiornano in tempo reale grazie all'app di Live, sui canali Telegram e WhatsApp, anche su Instagram e su Facebook. Grazie per averci seguito, per aver scelto anche il nostro telegiornale stasera. A tutti buona serata, ci vediamo domani.